Ecco, San Giorgio di Nicoletta, la prima grande. Naturalmente adesso aspettiamo un po' che arrivino. Buongiorno a tutti. Anna Venturi, buongiorno. Vediamo se viene anche Filippo Stella oggi, che gli ho detto che qua c'è il suo amico. Vediamo se è libero. Gaia, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi bellissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di fare questo salottino. Ciao Olica, Kai, Matt. Ciao, ciao Isa. Avete dei nomi, raga, che io non riesco a leggere. Ciao Soffici, creazione di Marina. Ciao Emma, come stai? Molto bene, grazie. Hai fatto le mie ricette, grazie Matti. Simonetta Bella, beh, insomma, bella, guarda che testa. Oggi sembra che mi sono asciugati i capelli nella presa. Come state, raga? State bene? Qui a Pesaro oggi è freddo, ma c'è un sole bellissimo, proprio bellissimo. Infatti mi sono messa gli occhiali rosa, proprio come in estate, perché mi sento proprio bene, bene. E adesso aspettiamo 33, che presento l'ospite, che è proprio un ragazzo. Intanto ve lo introduco, che conosco da quando è così, da quando è piccino. I suoi genitori sono dei nostri carissimi amici. E lui ha incominciato a studiare tanto in merito alla mindfulness, poi dopo lo spiegherà meglio lui. E mi sono detta: perché non invitare Franci ai 4 anni dall'apertura di Cuore, Cucina e Chiacchiere? Perché chi mi conosce, che mi segue, sa che oltre alla cucina cerco sempre di regalare delle idee per poter riuscire a vivere meglio. I buddisti dicono che la felicità non esiste, che esiste la contentezza. A me parlare di felicità mi piace molto e credo che invece si possa essere felici. Dopo chiederemo a Franci cosa ne pensa lui della felicità e chiederemo a lui quali possono essere delle idee per poter almeno tendere verso l'essere felici, nonostante i particolarismi della vita, che a volte la vita ci mette di fronte cose pesanti, pesanti. Io vi leggo tanto e sento tanta fatica spesso, no? Quindi, nonostante questo, ci può essere felici, nonostante tutto, come vi dico sempre io, no? Cerchiamo di essere felici nonostante tutto. E quindi è 33 e vi presento Franci, Francesco Biancani, seguitelo nel profilo perché vi dà tante cose meravigliose. È qua, eccolo Franci. Franci è proprio un tiktokerino, è giovanissimo, ha 21 anni, Ciao a tutti, però che ne bello, sa. che emozione. Grazie Ma tesoro, grazie Eli. a te per Grazie. essere qua, perché quando ho pensato a qualcuno che potesse effettivamente trasmettere quello che io sto cercando di trasmettere in questi 4 anni, ho pensato a te. Sei stato il primo a cui ho pensato e ho detto: mi piacerebbe che Francia accettasse il mio invito, e quindi ti ringrazio, Fra. Grazie. Ringrazio te, apprezzo molto, sono tanto grato di essere qui e di avere questa opportunità oggi di parlare con te di un tema importante che comunque è quello della felicità. Ma tu ci credi che alla felicità, Fra? Come hai detto tu prima, anche a me piace molto parlare di felicità. Va fatta una distinzione, secondo me, tra eccitazione e felicità. Cioè, cosa intendiamo per felicità? Per me, gioia, gioia profonda, gioia di vivere. Quella cosa che viene più da dentro che da fuori. Esatto, Perché io quella intendo, quella alla che fine deve partire la da qua. felicità è una cosa soggettiva, ognuno decide che significato dare alla felicità, però ci sono come delle leggi universali o comunque ci sono delle cose che accomunano le persone che sono davvero felici, secondo me. E una di queste è che hanno tutte compreso, o perlomeno sentono, che la felicità viene dal tuo atteggiamento, viene da dentro, quindi da come tu ti atteggi alla vita e non tanto dalle circostanze esterne. Quindi, Non lo fa dipendere dalla circostanza esterna, anche per solo una fregata, esatto. raga, perché dura poco, quantomeno, dura poco, perché nei vari momenti belli, se sono belli è perché si,
con contraltare ci sono quelli brutti, quindi bisogna imparare, no, esatto, a essere felici nonostante tutto quello che dicevo prima, no? Ma esistono delle cose che si possono fare per essere felici, Fra? Quali sono? Te cosa consiglieresti per riuscire a essere felici da dentro? Assolutamente. Io consiglio di cambiare il proprio atteggiamento, il significato che diamo agli eventi. Come hai detto tu prima, ci sono eventi negativi, tutti passiamo dei momenti bui, delle difficoltà, che la nostra mente etichetta come negative a volte, ma che spesso invece ci possono insegnare tanto e ci possono fare da trampolino di lancio per nuove opportunità. Quante persone rinascono da un momento difficile, quindi spesso i momenti difficili sono delle opportunità, e se noi cambiamo il nostro atteggiamento, quindi il nostro modo di interpretare le cose, e quindi invece magari di lamentarci o invece di fare le vittime, a volte ci piace tanto fare le vittime, scegliamo di dare un nuovo significato e chiederci cosa può insegnarmi questo momento difficile, e da lì trarre degli insegnamenti che poi ci possono portare a realizzarci sempre di più, perché io penso che tutto ciò che accade alla fine ha un significato, e la vita alla fine fa il tifo per noi, quindi tutto ciò che ci dà è per la nostra crescita e evoluzione. Ma ciò è possibile solo se noi cambiamo il nostro atteggiamento di fronte alle circostanze, che non sempre possiamo controllare, ma ciò che possiamo controllare è il nostro atteggiamento di fronte a queste circostanze. Ma lo sai, frate, sei giovane, ma io che ho 50 anni ho deciso di non volermi più circondare dalle vittime. Io non tollero più l'atteggiamento della vittima, è più forte di me, raga. Cioè, se ci mettiamo intorno a un tavolo, ognuno ha i propri problemi. Tutti ce li abbiamo, ma chi non ce li ha? Ma ce li ha anche lui che è giovane, no, Fra? Certo, tutti giovani. Ma che cosa serve? Ma cosa serve? Ma rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti, troviamo una soluzione, no, Fra? Sono completamente d'accordo. E se è d'accordo lui che ha 20 anni, noi che siamo più vecchi, a maggior ragione. E che cosa consiglieresti, Fra, per riuscire a tirar fuori quel positivo che abbiamo tutti dentro, mandando via il negativo? Perché c'è, secondo me. Certo, ci sono tanti strumenti che possiamo mettere in pratica. E innanzitutto possiamo è importante capire che noi, il nostro corpo emana delle frequenze, chiamiamole delle vibrazioni. E quindi in base allo stato in cui siamo e alle emozioni che proviamo, noi emaniamo delle vibrazioni. Queste vibrazioni determinano come siamo noi, anche come stanno le persone intorno a noi. Possiamo anche influenzare le persone intorno a noi e possiamo anche attrarre delle persone a quella frequenza. No, tu dicevi prima vittimismo, anch'io non voglio circondarmi di persone negative. E il vittimismo, ad esempio, emana delle vibrazioni basse. Quindi noi cosa succede quando vibriamo alto? Che non solo possiamo aiutare le persone intorno a noi, ma che attraiamo anche persone a quella stessa vibrazione. È talmente vero quello che dice Franci, che quando io magari un giorno mi vedo non bella, perché non sono mai stata bella, poi becco una persona che mi dice «Non stai bene, Eli, che c'era?» Mi scatta una roba in testa matta, che dico «Mamma, allora non è vero che stavo bene». Ma non è vero che perché mi sentivo così bene se lei mi ha visto che c'ho una brutta cera? È vero o no? È così, veniamo molto condizionati da quello che dicono gli altri, per cui se circondiamo di gente pessimista, negativa, che parla solo di malattie, che parla... Poi sappiate una cosa, Franci, non lo so se te mi confermi, quelli che hanno veramente problemi gravi, io conosco persone che hanno figli, hanno perso i figli, hanno dei figli gravemente handicappati, loro, e dico loro, che avrebbero tutte, e dico tutte le ragioni per lamentarsi, non si lamentano mai. Si lamentano quelli che hanno poco e niente da lamentarsi. Io questo lo vivo quotidianamente, questa cosa qua, Fra. Assolutamente, spesso queste sono le persone che sono anche più grate alla vita. Quelle che hanno sofferto di più sono quelle anche più grate spesso e volentieri, perché nella sofferenza poi sono accorte anche di tutti i motivi per cui essere grati. Quindi quando tu... spesso queste persone che affrontano questi grandi traumi e difficoltà
sono quelle che poi si rafforzano di più e sono grate anche alle piccole cose. Infatti, la gratitudine sicuramente è una di quelle cose che ti porta ad una frequenza alta. E c'è un dottore che si chiama, mi sembra Fabio Marchesi, ma non vorrei sbagliarmi, che è l'ideatore dell'entusiasmologia, lui la chiama. Quindi, Bello! perché cosa succede? Il nostro cervello ha abbinato alla parola grazie comunque delle sensazioni positive, delle vibrazioni elevate positive. E quindi lui cosa fa fare alle persone? Fa ripetere grazie, 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 grazie all'infinito. Quindi tu quando, è come se, tra virgolette, ingannassi il tuo cervello, ma alla fine non è che lo stai ingannando. Ripetendo grazie, quindi ti elevi di frequenza e ti senti meglio. Ma infatti, Fra, sai io cosa faccio adesso dal tempo del lockdown? Alla sera, prima di andare a letto, prima di dormire, mi Ringrazio. metto, ringrazio, Bello. ripercorro tutta la mia Bello. giornata e ringrazio il fruttivendolo, ringrazio quello che mi ha fatto attraversare la strada, ringrazio Pelatone, pensate, c'è cioè proprio una roba matta. E ringrazio se ho avuto il tempo bello, se mi sono piaciuta con una maglietta, se sono uscita in palestra. E dopo, Bellissimo. e dormo che è una roba matta, nel senso che mi sento proprio bene e mi Wow. rilassa questa cosa tanto fra. Infatti è molto importante lo stato in cui andiamo a dormire, forse quelli sono i minuti più importanti dell'intera giornata. Perché? Perché lo stato in cui andiamo a dormire influenza poi tutto il nostro riposo, tutto il sonno e come ci risvegliamo anche il giorno dopo. Scusa Fra, Ortolani V, la parola grazie purtroppo oggi la sento poco dai giovani, bisogna sempre ricordarglielo. Allora, non bisogna ricordarglielo per me, per come la vedo io, bisogna farlo Essere un noi. esempio, bravissimo. Esatto, cioè noi è con l'esempio che insegniamo a dire grazie, perché mi capita tante volte che di grazie. E magari la mamma non ha detto grazie, quindi non è dicendo ai ragazzi di grazie, i ragazzi lo imparano vedendo noi dirlo. È Bravissima, vero o no, Fra? bravissima. Quindi poi sempre i ragazzi, sono dei ragazzi con uno spessore così, così, di grande spessore, di grande qualità, per cui scusami, V, Ortolani V, ma non sono tanto d'accordo. I giovani dicono grazie se glielo insegniamo con l'esempio. Siamo noi adulti che dobbiamo Wow. insegnarlo fin da quando sono piccoli. Ci devono sentire dire grazie, 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 sempre. È così per me. Sono d'accordo, grazie di averlo detto, perché questo vale in generale per i genitori che vogliono essere d'esempio per i propri figli. Un figlio, un bambino, impara molto di più per osmosi, quindi semplicemente vedendo un esempio che Imitando. imitando, esatto, che quando gli dici di fare qualcosa. E quindi sono completamente d'accordo. Noi dobbiamo incarnare l'esempio di quello che poi vogliamo vedere nel mondo. E Esatto, non è possiamo quello. sicuramente costringere, controllare un'altra persona a fare un qualcosa o a dirgli cosa deve fare, però se proprio vogliamo influenzare positivamente gli altri, la cosa migliore che possiamo fare è essere noi da esempio. Assolutamente. Super, Fabio Marchesi, la fisica. Sì, bravo. No, ma io voglio. Adesso perché siamo diventati grigi? Cosa è Fra, cosa è successo? successo? Siamo diventati Pelatone? grigi? Nick, aiuto! Nico, Pelatone, no. Che Pelatone, grigi succede? siamo diventati. Cosa Così, questo fa? effetto. Out, grande Franci, ovviamente giovane, in un attimo ha sistemato il casino che volevo leggervi. E ho fatto casino. Che hai detto? Non oggi quelle parole che hai Ma detto non non è esistono più. vero. Ma no, ma raga, ma no. Io anche quelli che dicono: ah, ma tanto non fa niente nessuno. Comincia te! Ma cominciamo noi a essere la gentilezza. Anche la gentilezza, secondo me, Fra, è un'altra cosa che bisognerebbe cominciare a fare per essere felici, no? Vero, vero, vero. Sì, gentilezza, il voler dare incondizionatamente anche, cioè il dare per il bello di Gratuitamente. dare. Ecco perché poi spesso senti persone che si lamentano e gli ho dato quello, lui non ha. Il fatto è che noi se diamo qualcosa ad un'altra persona perché vogliamo poi ricevere qualcos'altro in cambio, non funziona. Non è un dare autentico e non è un dare genuino. Tra l'altro, sai qual è la frequenza
più elevata che esiste? No. Quella dell'autenticità, non quella dell'amore, sì che sono tutte frequenze altissime, amore, gioia, tutto bello, ma la frequenza più alta, quindi ci sentiamo realizzati al 1000% quando siamo autentici e genuini. Allora io sono a frequenza alta un botto, molto fra, alta. Perché io sono autentica, nel bene o nel male sono sta robazza qua, per cui... Ma io effettivamente mi sento di vibrare energie alte, fra, perché io lo vedo anche da tutti quelli che mi scrivono cose meravigliose, quando mi dicono, immagino quanti soldi guadagni con questo... Ma di cosa stiamo parlando, raga? Ma qual è lo scopo? Qual è l'obiettivo? Cioè, non è quello. Io mi sento di successo perché ho tanta gente che mi vuole bene, che mi scrive, che si confida con me, e io non sono nessuno, perché sicuramente non mi conoscono, cioè non sanno chi sono. Però evidentemente, nonostante lo schermo, arriva l'autenticità, fra. Cioè, non... Quindi diciamo che allora a volte anche gli anziani non ringraziano, dovrebbero invece essere disegnamente più giovani. Certo, Flavia, esatto. Tutti dobbiamo ringraziare, sempre, sempre. Un grazie non costa niente, ragazzi, ma anche essere gentili. A me quando mi insultano sui social, perché mi insultano, fra, me ne dico quanto un cane, ma io gli mando i baci, io li abbraccio. Cosa facciamo? Facciamo una gara a chi urla di più? No, non si fa così, non mi interessa, Compassione, ho detto, cioè autentica compassione alla fine. Perché, proprio, provo compassione per questa gente, perché... Tu puoi... Perché? Puoi comprendere dai commenti che scrive una persona la vita di quella persona, come si sente quella persona, che quello che emaniamo all'esterno, le nostre parole alla fine sono un riflesso di quello che abbiamo dentro. Esatto, quindi per me quello che mi insulta mi fa... pena, ma pena nel senso triste del termine, perché se si sente il bisogno di insultare me, che sono dall'altra parte dello schermo, di cui non me ne frega nulla se mi insulta, ma proprio nulla, dico, aia, non ha capito niente. Ecco, il concetto di felicità lui o lei non lo sa, è vero? Vero, Fra? E poi Fra Bellino era arrivato con gli incensi, potevamo accendere un incensino, Fra, per creare mood. Pelato, prendi un accendino. Pelato, dai, niente, pelato, niente. Sembra no, adesso non siamo più in bello. Un batecco di cioccolato. Oddio, sembra un grissino con i semini, guardate bellino, annusate. Buono. Gli ho detto, Fra, buono, sa di sandalo, boh, sa di incenso, mi piacerebbe essere. Lo adoro, bellino. Accendo. Mirra. È mirra. Mirra. Lascialo un po'. Ok. Ma te lo tieni sempre acceso, Fra? No, dai, 10 minuti. E quando lo accendi, quando è che lo accendi? In quale momento della giornata lo accendi? Ma solitamente la mattina e la sera. Per rilassarti per cosa fare? Per riconnetterti? Sì, spiritualmente pulisce anche un po' l'energia della stanza, mettiamola così. Ma lo sai che a me una volta mi hanno regalato un pezzo di legno, il palo santo? No, beh, ma la roba matta, ci dovete vedere, accendevo palo santo, l'accendevo, andavo in giro per la casa sì. a pulire l'aria col palo santo sì. E non vi dico ai miei figli che cosa non me ne hanno detto in quell'occasione, perché vabbè, soprattutto Filo che è un radicato, queste robe qua ci crede poco, però io lo facevo lo stesso, come frega. Ma a me piace più che altro proprio l'odore, quindi il profumo, ma infatti buonissimo. Al di là che ci credi o meno, alla fine è proprio bello accenderli per me. Crea ambient. Tra l'altro, oggi mi andava un po' di parlare anche di social, ma più che di social, no, abbiamo parlato di gratitudine, quindi di saper apprezzare anche le piccole cose. Penso che ad oggi manchi un po' questo, perché anche con tutto il bombardamento di gratificazione istantanea che abbiamo ad oggi, anche tutti, ma soprattutto le nuove generazioni sono messe davanti a degli stimoli, anche basta vedere come sono strutturati oggi i social, tutta questa gratificazione istantanea poi ci porta a entrare un po' in questo meccanismo del tutto subito o di voler provare appunto gratificazione, che secondo me non è la stessa cosa della vera felicità.
che invece è qualcosa che troviamo anche nelle piccole cose o non per forza in qualcosa di esterno, non per forza deve succedere qualcosa di esterno e di positivo per sentirci felici. Anche perché se aspettiamo le risposte dall'esterno per essere felici è una felicità troppo delicata, no? Perché la volta che Effimera. è effimera, cioè la volta che ci va bene siamo felici, ma la volta che uno ti risponde male o che succede qualcosa diventiamo assolutamente tristi, depressi, per cui non possiamo demandare all'esterno la nostra felicità, cioè non funziona così, ragazzi. Noi dobbiamo riuscire, appunto, e secondo me la gratitudine sicuramente è un buon inizio per sentirsi bene, per stare bene. E credetemi che nell'arco di una giornata, anche se di merda, passatemi questo francesismo, se ci ragionate, la ripercorrete la sera tutta, c'è sempre qualcosa che è successo di positivo. Anche per il solo Sempre. fatto che siamo vivi e stiamo Siamo vivi. respirando. Che Quindi già non mi sembra pochissimo, sono sicuro credetemi. che tutte le persone che stanno guardando questa live almeno possono essere grati per questo. Certo che siamo vivi, che non è così scontato, raga, non è così scontato. Il mio amico stava benissimo, il giorno dopo praticamente non c'è più, per cui vivere adesso ha assolutamente un grande, grandissimo valore e significato, eh. Non rimandiamo continuamente, perché rischiamo di non arrivare a quel momento. Ah sì, dai, diamo altri strumenti. Diamo altri strumenti, vai, Abbiamo Fra. parlato di autenticità, quindi sicuramente iniziare ad essere più autentici e soprattutto iniziare a dire di no quando è giusto farlo. Quindi, non Che non è so, non è facile, non è facile. facile. Per te che Spesso sei giovane è è facile, più facile. No, lo capisco. però anche io ho imparato, eh. Eh sì. E come si fa, Fra? Perché bisogna dire di no? Perché quando diciamo un sì che non è un vero sì, e sappiamo che nel nostro cuore no, però diciamo lo stesso sì, in realtà non è un sì autentico e stiamo comunque dicendo di no all'altro. Perché? Perché non è un vero sì. E quindi noi non solo diciamo di no a noi stessi, perché quando diciamo no all'altro possiamo dire sì a noi stessi, e se diciamo sì contro la nostra volontà stiamo dicendo no a noi stessi, ma no anche a quell'altra persona. Perché non sta ricevendo un nostro sì autentico, non ci sta ricevendo per davvero. Sono Quindi è d'accordo. un doppio no, non ci guadagna nessuno, né noi né gli altri. No, io ho imparato da vecchia ad essere disponibile ma non a disposizione, che s'assomigliano ma è molto diverso. Cioè io Bravo, ho interessante. imparato a dire no con educazione, però quando c'è una cosa che non mi va di fare, non penso che vada bene fare. Non c'ho voglia di farlo, perché può essere anche benissimo che non ho voglia di farlo, dico no, grazie. Ma venite molto più rispettati, eh? Soprattutto voi donne, lo dico a voi donne. Noi donne che ci annulliamo per il marito, per i figli, per gli amici, ci annulliamo completamente. Dopo è un continuo perché io per te ho fatto questo, perché io per te ho smesso di fare questo, questo, questo. Quindi dopo un po' vomitiamo addosso tutti i sensi di colpa. Era meglio dire un po' di no prima e sì, autentici, essere dispos a disposizione, no, essere disponibili e non a disposizione per sentirsi meglio noi Benissimo, e gli altri. stupendo. Infatti, un'altra tip pratica è quello di ritagliarsi del tempo per se stessi. Molto semplicemente, a me piace farlo la mattina perché poi magari entri nella giornata, mille impegni, mille cose. Alzarsi un po' prima la mattina e dedicare del tempo a noi stessi, a ciò che ci fa star bene, o anche semplicemente a stare in pace con noi stessi, a meditare 5 minuti, perché Bello. spesso possiamo trovare anche nel non far niente, nel minimalismo, la gioia, no? Assolutamente, non è facile, Non è non è facile. Poi facile. per una come me non fare niente diventa aiuto, sto perdendo tempo, ma so che non è lo Palo Santo per tenere gli spiriti negativi lontano, ma no, ma io non penso agli spiriti negativi, no, non mi piace. Per pulire l'aria, le energie negative, non gli spiriti negativi, no, gli spiriti negativi non mi piace. E la Stupendo. meditazione effettivamente, e te la fai sempre fra la meditazione? Mediti sempre?
Non medito sempre, non medito tutti i giorni. Allora, ci credi però alla meditazione? Ci credo tanto perché vedo in modo tangibile gli effetti che ha su di me, a livello sia, possiamo dire, mentale, quindi di concentrazione, perché cosa succede quando tu dai delle pause alla tua mente, gli dai come modo anche di rigenerarsi. Quando tu, la maggior parte del giorno abbiamo pensieri che non scegliamo neanche noi di avere, no? Ah, lo so. Pensieri automatici, pensieri. E parlando di felicità, alla fine cos'è che, se non siamo felici, perché? Ti sei mai chiesto perché non siamo felici? Perché abbiamo in testa pensieri che non ci fanno essere felici. Certo. La maggior parte di questi pensieri non li abbiamo neanche scelti noi, sorgono spontaneamente. Quando tu capisci questo, capisci come ti può aiutare la meditazione in questo, quindi cos'è la meditazione? Alla fine è sedersi con se stessi e osservare i propri pensieri e comprendere che molti non li scegliamo noi, quindi entrare in modalità osservatore e quindi distaccarsi dai propri pensieri e prenderli anche un po' meno sul serio. E comprendere che non siamo alla fine i nostri pensieri, cioè, o meglio, molti sorgono, come ho detto, automaticamente, quindi certo. E con la meditazione tu piano piano diventi sempre più consapevole di te stesso e soprattutto presente. Cosa significa presente? Significa che sviluppi la capacità sempre di più di vivere il momento presente e di essere presente, concentrato in quello che stai facendo in quel momento e non di farti distrarre, perché poi il 95% del giorno noi siamo in modalità automatica, inconscia. Quindi se noi vogliamo iniziare a vivere davvero è importante meditare, perché con la meditazione si diventa sempre più consci, sempre più consapevoli anche durante le giornate, perché poi l'obiettivo non è sedersi lì 5 minuti e meditare, quella è la meditazione. La meditazione è una pratica che va portata in tutta la giornata, poi. È quella che serve per concentrarsi sulle cose che facciamo, e non permettendo al cervello di vagare e di preoccuparsi, perché il grande, grandissimo problema di noi esseri umani è di preoccuparsi, cioè ci occupiamo delle cose prima ancora che accadano. Fateci caso. Esatto. Dobbiamo aspettare l'esito di un esame? Spesso e volentieri siamo già sepolti, perché il cervello, chissà perché, tende sempre a farsi immagini catastrofiche. Poi invece andiamo a ritirare l'analisi e non abbiamo niente. E quindi la preoccupazione è quello che veramente è la meditazione, che ci permette di rilassarci, di liberare un po' la mente da tutti i pensieri che si affollano, anche quelli sgradevoli, anzi, certamente è anche lei un aiuto a quella che può essere la felicità, no, Fra? Assolutamente. Ma scusa, prima di salutarli, facci 5 minuti di meditazione. Te le sai fare le meditazioni guidate? Vai, le so fare? Boh, proviamolo, scopriamo insieme, dai. Ma che figata, esperimento, raga, Franci! Un minuto, faccio un'introduzione perché, no, hai detto bene, no, liberare un po' la nostra mente. E il modo migliore per farlo, perché intuitivamente all'inizio ci viene come spontaneo quasi lottare i pensieri, no? Non voglio avere questi pensieri, e quindi tu li lotti. Ma lottandoli li ingrandisci ancora di più e non riesci a liberartene. Quindi la miglior cosa che possiamo fare durante la meditazione è accoglierli, accettarli e semplicemente osservarli con distacco. Come se noi dalla nostra mente ci staccassimo e ci osservassimo dall'esterno. E quindi quando tu inizi ad accogliere e accettarli, ma a scegliere comunque di non identificarti con i tuoi pensieri, quindi di non prenderli troppo sul serio, di accettarli così come sono, allora poi si può creare anche quella lucidità, quella chiarezza, quello spazio, ma solo dopo averli accettati, perché se li voglia lottare invece continueranno ad arrivare, a farsi sempre più forti. Nel momento stesso che diciamo non voglio più pensare a questa cosa, ve lo giuro, la pensate alla quarta. Voi dovete dire la pensate e poi la fate passare, sì. Come una roba che c'è, ma che come passa, come è arrivata passa.
E se fate 5 minuti di meditazione tutte le sere, prima la gratitudine, poi 5 minuti di meditazione, dormite, che gli ansiolitici, le robe per dormire non vi serviranno più. Io entro in uno stato di coma praticamente, dormo come un lattante, perché faccio queste due piccole cose, la gratitudine della giornata passata e 5 minuti di meditazione dove faccio la respirazione, e così conto, almeno i pensieri non mi arrivano e mi addormento felice, 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 felice. Ecco. Sì, secondo me possiamo fare anche 2-3 minuti senza che ne facciamo. Sono già un... Io consiglio di partire proprio da 2-3 minuti, magari se qualcuno ci sta guardando ed è la prima volta che medita, partire da 2-3 minuti è già buon passo, perché comunque è una pratica intensa. Ah certo, lo so. Spesso molti non ci riescono perché a quel punto appena chiudono gli occhi parte subito la testa, gli si riempie di cose che devono fare, di pensieri negativi, quindi alcuni sono anche proprio spaventati dalla meditazione, quindi io generalmente consiglio la respirazione, cioè di focalizzare l'attenzione sulla respirazione proprio contando. Io faccio, conto fino a 5, trattengo il fiato e respiro. Trattengo 5, ma conto, no? 1, 2. Se conti, non pensi ad altro, prendi a contare. E questo serve da matti per chi non è esperto. Bravissimo. O per chi tende la testa a lavorare come una matta come la mia. Io conto, bravissimo, faccio il conto al quadrato, no? Conto fino a 5 e mi immagino una linea così. Trattengo il fiato e salgo. Tiro, espiro fino a 5, faccio questa linea qui, trattengo il fiato qui. Faccio questo quadrato di 5 per 5 respirazioni, bisognerebbe farlo 8 volte. Io al secondo quadrato dormo ciao, consigliano 8, non ci arrivo mai, con 2 a me mi basta, dormo da Dio proprio, una roba matta. Provateci raga, poi mi fate sapere. No, hai dato un consiglio super interessante, perché infatti chi inizia inizialmente focalizzarsi sul pensiero è la cosa migliore. Spostare l'attenzione dai pensieri al respiro. Respiro, esatto. Certo. Do anche un'altra tip: se i pensieri sono veramente troppi e vi prendono troppo e non riuscite proprio a meditare, tenere anche un fogliettino e scriverli. È come se dicessi alla tua mente: ok, io li ho scritti. Dopo, finita questa meditazione, poi ci penso. Ah, bella questa cosa, sì, Fra. Sì. A scrivere i pensieri. Sì, perché no? Perché li tiri fuori, esatto, facendo così. Inconsciamente. Bello. Noi come se non volessimo lasciarli andare, perché magari dici: sono cose importanti, non voglio dimenticarmene poi. Quindi li scrivi e dici: ok, dopo li ho scritti qua, ci pensiamo dopo. Quando è ora di pensarci. Bello, Fra, questo bello, non lo sapevo, invece trovo che abbia assolutamente il suo senso per liberarsi dai pensieri, scriverli, loro escono. Effettivamente, esatto. Cavolo, madonna, ma abbiamo già fatto le 3:03, Fra, è troppo bello, bravo, vedi, ti fanno i complimenti ovviamente, perché sei veramente bravo, adorabile, ti adoro, ti voglio bene, e dai, 2 minuti di meditazione, facciamo il quadrato, raga, contiamo, dai. 5, tratteniamo 5, espiriamo 5 e tratteniamo 5, 2 giri. Pronti, partenza, occhi chiusi, non incrociate niente, mano sulle gambe. 3, 2, 1, non vi voglio fuori dalla diretta. Quando riapro gli occhi voglio rivedere tutti. Facciamolo. Vedete che figata che vi stiamo regalando io e Franci. Pronti, partenza, via, chiudete gli occhi. Riapriamo gli occhi con calma, avete fatto tutti il quadrato, io me lo sono visto ben 3 volte, Franci te lo sei, lui non ha bisogno più di immaginarsi il quadrato perché lui è un esperto, però io spero che voi ci siate riusciti,
E vi giuro che a me già averlo fatto due volte mi ha calmato l'anima. Fatelo la sera prima di andare a letto, ragazzi, e smettiamo di prendere tutto ciò che ci serve per dormire, tutto ciò che è chimico per dormire. Abbiamo tutta la forza Brava. per poter non prendere quei farmaci, raga. Veramente, veramente, veramente. Quelle bisognerebbe imparare a non prenderle più e di tirar fuori la forza. Ce l'abbiamo tutti. Quando mi scrivete vorrei avere il tuo carattere, vuoi avere la tua forza, vorrei avere il tuo entusiasmo, Poi. ce l'avete tutti. Puoi. Francia ha detto giustamente, puoi, possiamo, ce l'abbiamo tutti dentro. Basta saperlo tirare fuori. Grazie Franci, grazie Grazie. tesoro bello che è stato avere Franci qua con noi. Spero che vi sia piaciuta. Cominciate a seguire Franci, si chiama Francesco Biancani, lui dà tutti i giorni delle perle di saggezza e il suo motto è Non lo vuoi fare, lo fai, ti senti meglio. Pelatone quando dico non c'ho voglia, Eli, non lo vuoi Motto fare, della lo disciplina. fai, Ti ti senti senti meglio. meglio e io dopo mi vai. Lui è fortissimo, dà un sacco di consigli super utili per sentirsi meglio, per raggiungere gli obiettivi e per avere il focus per quello che è la realizzazione dei propri sogni. Grazie, Francesco Biancani di Pelatone. Stamattina quando sono andata a svegliare alle 5 e mezza per andare a camminare Senti e al buio Pelatone. volevo spegnerlo, adesso ho pensato non lo vuoi Dove fare, lo farlo? fai, non ti senti meglio. Avete capito anche Pelatone? Ma veramente me lo dice quando dico, no, non c'ho voglia. Cosa dice Franci? Non lo vuoi fare, lo fai, ti senti meglio. Ragazzi, ditemelo, vi dà la carica. O seguitelo Francesco Biancani su Instagram Grazie. e lui lo dice e viene voglia. Non di correre a petto nudo col freddo come fa lui, perché lui è spinto bene. Però vi darà le giuste regole, le giuste motivazioni per raggiungere i vostri obiettivi, qualsiasi essi siano. Un bacio gigante, grazie ancora Grazie, Franci. grazie a te. Ciao Grazie a te. raga, ciao, buon Ciao ciao. weekend, ciao. Aspetta, aspetta a chiudere che qualcuno voleva risapere il nome. Francesco Biancani. Così basta, no? Sì, Francesco, tutto senza attaccato. punti, senza niente. Francesco Biancani, poi vedete questa roba bella qua con sti occhioni, è lui, non è che ce ne tanti belli così, ve lo dico. Francesco Biancani, cominciate a seguirlo, ragazzi. Grandi, grande, grande, grande. Un bacio gigante, ciao a tutti, a sabato prossimo.